mangiamo appena pensavo, vi comorisco a papà, gustosa, bella e fresca, ma su carro si è fermato. Salve, Urgufan, buongiorno. Questa è la frutta migliore al mattino. Perché? Perché pulisce il corpo. Bella, se vi comorisca. Bella, gustosa e fresca. Secata in sotto, accanto e sisca. Bella, fresca, se vi comorisca. Questa è una poesia inventata adesso. Invece l'altra, a mangiamo appena pesavo, vi comorisca pa pa. Gustosa, bella e fresca, ma su carro si è frimmao. Quando si mangiavano il fico d'India, i genitori ci dicevano sempre: mangiane poco, stai attento, che poi domani ridiamo, se no, eh. Ed era proprio derivato dal fatto che i bambini, sentendo questo gusto, ne mangiavano tanto. E poi succedeva che il carro si bloccava. Il carro poi è riferito. I genitori lo sanno, su carro è l'andamento del corpo, lo scarico, che molte volte la tubazione si blocca. Sì. Ah, a mangiare appena pesavo, vi comorisco a pau. Gustosa, bella e fresca, ma su carro si è fermato. Gustosa, bella e fresca, se vi comorisca. Bordia è segata in sisca e pappata frisca, frisca, frisca. Queste sono due qualità. Guardate il colore di questo, guardate. Eccole qua. Guardate. Questa è sa bellezza. Molto buona. Da bambino, a parte che ne mangiavo tanto, poi quando si faceva colazione in campagna la mattina, io mi alzavo presto e andavo a cogliere i ficodindia, perché poi mio padre, assieme agli operai, dovevano fare colazione e mangiavano pane e fico d'India. Questa è musica, maestro. No, non sto esagerando, non preoccupatevi. Guardate. Io ho l'arte di aprirla. Gli viene l'acquolina in bocca, lo so. Io butto perché questa è roba organica. Non sapete quello che vi state perdendo. Sarò goloso? Ma no. Ah. Arrazza e cosa bella. Ecco, questa qui, questa contiene molta ossatura, è maschio, perché c'è il fico d'India, maschio e quello femmina. Questo è maschio e non si mangia, perché ha molta ossatura, vedete? Questa è femmina, la fico d'India. Guardate la bellezza di questa cosa qua. Ha provato giuramento, dendibappai 100, sospiro, tutto un buco non fa dire dendibappai. Questa è un'altra strofa della canzone A mangiamo appena pesavo, vi comorisco a papà, gustosa, bella e fresca, ma su carro si è frimmao. Bella se vi comorisco, pappata, fresca, fresca, bordia in sisca, sezio e pappata, fresca, fresca.
non fa. Non ve lo spiego. Vedete, questo coltello è un coltello particolare, speciale. Questa è un'arburesa fatta da Arbus. Ah, questa cosa è bella. Questo è un coltello speciale, vi stavo dicendo, vedete? Fatta da Arbus, ripeto. Ah, mi dimentico anche quello che devo dire per il gusto della, del fico d'India. Mangiata accompagnata col pane, è buonissima. Alcuni di voi lo sanno, ma io ne ho mangiate tante, sto mangiando tantissime. Vi ringrazio per i cuoricini che mi mandate, per tutti i salutini che mi state mandando. Vi viene l'acquolina in bocca? Io lo so, è così. Mangiarle così, col sole in fronte al mattino, io sento già il mio corpo che si pulisce. Belle sorriso, grazie. Belle sorriso, grazie. Ah. I coltelli poi non vanno mai lavati, ricordate, vanno solo puliti, perché hanno l'animo in ferro e lavandoli si arrugginiscono. Il fico d'India me lo sono mangiato stamattina, buono, buono, buono. Grazie per i salutini, grazie per i bacini, per gli abbraccini, le nuvolette, le stelline, per tutte le cose che mi state mandando. Grazie Urgu fans, siete veramente simpatici. Allora, vi ringrazio intanto per tutti i saluti e per tutti i complimenti che mi avete fatto per la macchina mia, che non era mia poi. Eravamo di passaggio e allora abbiamo detto questa macchina merita farla vedere, ma non è una macchina mia, è molto bella. Altra cosa, ieri abbiamo mandato questo programma del Fantino, il figlio di mio figlioccio. E lo sapete che ieri poi ha vinto un'altra gara, ieri il padre ci ha mandato un video dove ha vinto un'altra gara ieri sera, è una cosa incredibile. Oh ragazzi, ci stiamo divertendo o non ci stiamo divertendo? Io vi ringrazio per tutte le cose che stiamo facendo insieme, perché con voi mi viene la voglia di farlo, non c'è niente da fare. Grazie, grazie ancora. Un abbraccio forte, vi bacio, vi stringo e vi mollo. E ancora vi ringrazio perché mi seguite molto sui social. Tutti i giorni io vado a vedere, ci sono dentro la pagina 500-600 persone. Ma è bellissima questa cosa. Frugate dappertutto, c'è da ridere, ci sono delle cose interessanti. Ci siete voi dentro, ok? Ciao a tutti. Ciao. Un saluto anche da Anita. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.